Cosa la porta a Libropolis 2019? Sono stato invitato a presentare una serie di libri, una ristampa anastatica di una rivista degli anni 70 che si chiamava La Voce della Fogna, che era una rivista un po' dell'underground, diciamo, neofascista dell'epoca. Poi presento un libro molto bello che si chiama Il Dizionario Gonzo di Carlos Dercole, che è un racconto di una serie di libri da lui amati e da lui raccontati, e poi presento una raccolta di scritti di Piero Buscaroli e un'altra raccolta di scritti di Giano Accame, due grandi protagonisti della storia giornalistico-culturale dell'Italia del secondo dopoguerra. Stiamo parlando quindi della Voce della Fogna, la storica rivista della destra italiana. La Voce della Fogna è una rivista fondata da Marco Tarchi nel 1974 e che ha rappresentato nei cosiddetti anni di piombo un tentativo intelligente di, come dire, raccontare la condizione giovanile della destra in un'ottica che non fosse leggeramente qualunquista o stupidamente militarista. Da cosa nasce la necessità di fare una sorta di remake di questa rivista con il suo lavoro? Ma il remake questo lo dovrebbe chiedere all'editore che ha deciso di ristamparla, e quindi quelle che possono essere gli interessi e le motivazioni editoriali. È la seconda volta che della Voce della Fogna viene rifatta una ristampa anastatica. Credo che la volta precedente fosse una quindicina d'anni fa, quindi probabilmente, come dire, c'è l'esigenza per una nuova generazione interessata ad approfondire quei temi e quei momenti che giustifica la ristampa di quest'anno per un nuovo editore. Secondo lei, se dovesse nascere una rivista per l'attuale destra italiana, da dove si dovrebbe partire? Non esiste una destra italiana attuale. I termini destra e sinistra personalmente li trovo, come dire, superati e non in grado di raccontare la situazione politica italiana attuale, quindi francamente non saprei nemmeno da dove partire.